Ciao, io sono Stefania e oggi parliamo di tre fragranze vintage. Andrò a braccio e sarò velocissima prima che inizino a battere sul tetto, sulle pareti. Aiuto, ho un attimo di pace finché gli operai mangiano. Allora, oggi parliamo appunto di tre fragranze vintage, fanno parte tutti e tre della stessa azienda, cioè Revlon. Parliamo di due Charlie e un altro che non fa parte di questa linea, ma lo lascio per ultimo. Il primo è Charlie Red, questa boccettina. Vi faccio vedere anche la scatola esterna, perché io quando posso cerco di tenere anche le scatole esterne. Se vedete riflessa la luce è perché finalmente sto aggiustando un pochino questa cosa della luce eterea dietro alle mie spalle che va e viene e mi fa vedere un po' sì, un po' no. Comunque, Charlie Red. Allora, questo profumo, che è uscito nel 93 se non sbaglio, leggiamo perché dovrei averlo scritto, sì, è stato lanciato nel 93. Vi lascio la piramide qui di fianco, perché è una volta si usava inserire in piramide tantissime note. Probabilmente viene fatto anche oggi e vengono dichiarate meno, magari come accordi, questo non lo so, non ne sono sicura, però di tutte queste note che vedete qua, io percepisco prevalentemente la tuberosa. È un fiorito bianco, è piuttosto persistente. Di solito i fioriti bianchi non li amo particolarmente. Questo è stato uno di quei profumi che mi ha permesso di sviluppare e di apprezzare maggiormente la tuberosa, che quando è presente nelle profumazioni diventa preponderante. Questa tuberosa è ingentilita da un tocco di miele, una tuberosa morbida, rotonda, e spesso vedo associato a questo profumo il sentore di cosmetici, di creme, di pulito, non il pulito che identifico io come pulito, ma capisco cosa si intende. Io me lo spruzzo perché oggi vorrei raccontarveli così, spruzzandoli, non lo faccio quasi mai. Ok, allora in questi giorni li ho indossati tutti e tre per poterne parlare. Devo dire che Charlie Red non ha un'evoluzione, secondo me, almeno su di me, non sento un'evoluzione. Sento dall'inizio alla fine una potente componente fiorita, addolcita dal miele e indubbiamente floreale, sembra quasi di passare davanti a un cespuglio di fiori, questi che vengono fuori adesso in primavera. E in genere quando passo di fianco ai cespugli, tipo quelli di gelsomino, che non è presente mi sembra in questo, no, c'è la gardenia, però insomma durante la primavera quando nascono tutti questi anche il mughetto, insomma tutti questi fiori che non sono ancora stati recisi e quindi sono proprio nel loro pieno di maturazione, io li apprezzo tantissimo. So che per alcune persone possono risultare pungenti e stordenti, però sì, cioè, sentendoli in natura è un conto, sentendoli addosso è un altro. Io appunto ci sto facendo un po' pace, mi sto un po' sviluppando il naso, perché credo che il bello della profumeria sia anche questo, il fatto di poter sperimentare. Capisco che la maggior parte delle persone voglia qualcosa di buono addosso, però per me è proprio un gioco poter sentire e riuscire a capire meglio alcuni odori, alcune fragranze, eccetera. E di questo vorrei parlarvene più avanti in un video riguardo la differenza tra nicchia artistico, artigianale e designer, eccetera, perché ci metto in mezzo anche questo discorso. Ritornando a noi, è una bocciona si trova da 100 ml, si trova ancora, costano tutti pochissimo, le trovate anche nei vari Tigotà, eccetera. E cos'altro dire?
Sono tutti e tre dei profumi datati, si sente che sono démodé, con un'accezione non per forza negativa, però sì, se vi avvicinate a queste profumazioni sappiate che hanno dei rimandi indubbiamente vintage. Questo forse è quello tra quelli che vi mostro oggi che mantiene una sua certa modernità. Passiamo al secondo Charlie Gold. Il Charlie Gold è uscito un po' più tardi, qua non l'ho scritto, dovrebbe essere nel 95 se non sbaglio. Ero molto attratta dal prendere, dal possedere questa profumazione perché alle superiori ero innamorata tra i tanti profumi del Trésor di Lancôme e questo lo davano come simile. Allora, vi lascio anche qui un po' della piramide. Sni, nel senso che ha indubbiamente dei rimandi perché tutte e due le profumazioni sono composte da questa albicocca molto presente, da questa composta di frutta, da questa confettura di frutta un pochino speziata, molto rotonda, molto dolce. E mentre il Charlie Red lo vedo, io allora in genere non stagionalizzo, però mi vengono in mente questi profumi in questa stagione, forse perché hanno molti fiori all'interno e io non possiedo tantissimi profumi con note fiorite o comunque dove la preponderanza è il fiore. Questo, secondo me, oltre che essere un perfetto profumo da primavera, magari serale, lo metterei anche benissimo in autunno, solo che me lo scordo. Il Jouer è una cosa fantastica, io adoro questi colori ambrati e rispecchia proprio la dolcezza, la rotondità, l'ambra che c'è in questa profumazione. Ciò che sento io è indubbiamente queste note fruttate, c'è anche pesca all'interno. C'è prugna, ci sono delle spezie, c'è cannella, c'è garofano, però è un fruttatino elegante e sbarazzino, secondo me. Vale lo stesso discorso fatto con il Charlie Red, questo ha dei sentori che cioè, porta con sé tutta la sua età, ma secondo me si ritagliano tutti e due questi il loro spazio nella profumeria moderna, perché possono comunque essere abbastanza contemporanei ancora, in un certo qual modo. Quindi, ricapitolando, se cercate un dupe del Trésor, no, ma ha dei sentori molto simili, rimane molto più fruttato, non diventa talcato, rimane più o meno uguale per tutta la sua durata, si affievolisce ovviamente come tutti i profumi alla fine, e pur avendo all'interno muschio violetta, non diventa talcatino come il Trésor che a suo modo si rifece di Exclamation di Coty, che comunque so che costa pochissimo. Ecco, piccolo fun fact: avrei voluto Exclamation di Coty, ma si trova in Eau de Cologne. Magari profuma tanto, si sente tanto quanto queste Eau de Toilette, che pur essendo Eau de Toilette durano molto di più di tantissimi altri profumi che si trovano in commercio al giorno d'oggi. Però sì, tendenzialmente mi piacciono profumi che insomma li posso sentire per un bel po' di ore. Non è detto che, siccome non l'ho mai sentito quello di Coty, ma so che è il precursore di Trésor, diciamo che era un po' più felice di sentire questo. Col senno di poi, in realtà, non mi dispiacerebbe anche sentire Exclamation. Passiamo al terzo, anzi, non vi ho fatto vedere la confezione esterna, che è gold, ovviamente. Mi è venuta in mente perché ora vi faccio vedere, avete intravisto, la confezione del terzo profumo, che è Ciara, ed è questa bellissima confezione con queste statue, queste figurine greche forse, con questi archi, eccetera, veramente molto carina.
So che esiste un discontinuato, non l'ho trovato in giro, magari si trova usato, non ne ho idea, un flanker di questo che ha la confezione nera e la piramide è bellissima, poi non so come sia, ma la piramide è veramente sfiziosa. Sierra è un 68 ml, l'azienda americana, quindi facevano le boccette, facevano le boccette in oz, in once, quindi a noi viene fuori un po' una misurazione strana, però guardate che carina, è una sorta di rombo e ha quasi lo stesso colore del Charlie Gold. Questo è tra i tre quello che preferisco, ma è anche quello che porto meno, perché è un po' difficile. Allora, io me lo sono spruzzato sulla mano, forse si vede che sono anche lucida. Tutti e tre lasciano un po' questa lucidità sulla pelle, quindi vuol dire che hanno una bella componente di oli all'interno. Questo è un Eau de Parfum, non so se l'avevo detto, mentre gli altri due Eau de Toilette. E vi lascio qua la piramide. L'apertura di questo profumo è indubbiamente molto difficile se non amate i retro. Io non sono un amante dei retro. Trovo molto difficile l'apertura. Fatto sta che cambia abbastanza rapidamente. Allora, io questo me lo sono spruzzato tra una pausa e l'altra del video. Sono già passati, boh, 5-6 minuti e già si sta assestando. Non è un aldeidato, per fortuna, perché altrimenti non mi sarebbe piaciuto. Infatti, il famoso Chanel numero 5, anche se è stato riformulato, non incontra i miei gusti. Capisco però l'importanza che ha avuto il profumo, ho avuto un campioncino, l'ho portato anche più volte per capirlo, per sviluppare anche la conoscenza del mio naso, però continua a non piacermi. Questo invece, a parte l'apertura molto difficile, molto da... Passatemi i termini, viene detto spesso da signorotta con il pellicciotto, da vecchietta, da anzianotta, sa di vecchio. Sì, nel senso che questo è un profumo del 1973, cioè è uscito nel 73, sarà sicuramente stato riformulato. L'apertura, denota proprio la sua età, cioè quello è. Però poi questo diventa non tutto quello, però molto di quello che mi piace a me nella profumeria, cioè è resinoso, è un balsamico, è un coiato, non mi sembra che abbia note, no, non ha note di animaliche, però ovviamente si sente molto questo cuoio e diventa talcato, sì, talcato più che molto polveroso. Rimane, si sente tanto l'Opoponax o Poponax, che è questa mirra dolce cosiddetta. Un legnoso, resinoso, coiato, talcatino. Si sente che c'è anche della vaniglia all'interno che lo addolcisce. Non è amarognolo, è un dolcino. Rimane comunque un sentore retro. Io questo vorrei osare di più, vedete che non è molto molto usato e faccio fatica a trovare dei momenti dove metterlo, quando metterlo lo uso a casa, perché ogni tanto mi va di annusarlo come tantissimi altri profumi, però è anche vero che le occasioni si creano e mi ritengo piuttosto eclettica e quindi dovrei usare di più, ecco, sì. Pare ricordare a Balla Versailles di Jean Desprez, che non ho mai sentito, e si tratta anche quello di un retro, sarebbe molto curioso sentirlo. Mi piacerebbe un giorno poter far parte di una comunità dove poterci scambiare magari decant, eccetera, senza dover comprare fiotte di profumi, e anche solo per l'esperienza, perché sì. Quella della profumeria per me non è soltanto un profumarmi di buono, appunto, ma è proprio una scoperta, un esercizio per il mio naso, un esercizio per la mia immaginazione. E non so se sono stata in grado di raccontarvi bene questi tre profumi, però
Però costano veramente molto poco, io vi esorto a trovarli usati magari. E direi che chiudo qui questo video. Aspetto i vostri commenti sotto. Fatemi sapere se avete mai provato la versione, il flanker, che ora non ricordo come si chiama, ma con questa scatoletta nera, perché ha una piramide che mi piace tantissimo. Non lo trovo da nessuna parte. Però anche solo sapere se effettivamente riscontra il pensiero che mi sono fatta, mi piacerebbe sapere, ecco. Concludo prima che rinizino a fare i lavori e magari riesco anche a girare il prossimo video. Ciao!